L'obiettivo è quello di riscoprire i caratteri identitari e millenari della nostra regione. La transumanza è un percorso che facevano i nostri avi con la pastorizia, che si spostavano dall'Abruzzo verso le terre fertili del tavoliere delle Puglie e tornavano alla vera via di comunicazione e di scambio degli Appennini. Per secoli si è fatto questo cammino, si è perso un po' la memoria, noi lo vogliamo riscoprire in chiave moderna senza disperdere il carattere identitario. Immaginate che oggi il tratturo può diventare la grande autostrada green del centro Italia e come Consiglio regionale, tra l'altro, siamo capofila di un progetto che vuole il riconoscimento materiale dell'UNESCO appunto per i tratturi e la transumanza. Immaginate con il Covid il turismo, che cosa c'è stato? La riscoperta delle aree interne. Ecco, il tratturo che cos'è? La via sicura delle aree interne dei secoli andati. Oggi può far riconoscere i nostri castelli, i nostri borghi, i nostri odori, i nostri profumi, e quindi il Consiglio regionale si è fatto capofila di un progetto di legge che vuole appunto riscoprire anche i caratteri identitari. Il Consiglio regionale sta facendo la sua parte. Il festival itinerante inizia il 13 luglio e si conclude il 13 agosto. Di sicuro gli appuntamenti più importanti sono quelli del 14 luglio a Piazza Duomo L'Aquila, che vedrà l'Orchestra Popolare del Saltarello e Goran Bregovic con la Funeral Wedding Orchestra. Poi un altro appuntamento importante è quello del 4 e 5 agosto a Campo Imperatore. Comunque tutte le tappe che facciamo sono caratterizzate da grandi artisti e oltre alla musica ci sono diverse attività sempre inerenti al discorso della transumanza. Il festival si chiama Tra la transumanza che unisce e abbiamo messo insieme, come ho appena detto, diverse attività artistiche e concerti unite anche ad altre esperienze legate sempre alla transumanza.